Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la conferenza stampa di questa mattina dei presidenti di provincia del centro Italia. A Pescara si sono ritrovati per fare chiarezza e dire la verità sulla questione delle province. A parlare è stato il presidente nazionale dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, Achille Variati, insieme ai presidenti, come detto, del cratere del centro Italia. Intanto il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha ripercorso i giorni dell'emergenza e gli interventi attuati, chiedendo aiuto e sostegno al governo Gentiloni. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Noi abbiamo delle cose da dire, ma qui non siamo davanti a voi e quindi attraverso voi ai cittadini, né per discolparci, né per difendere chissà quali privilegi, ma per un pizzico di verità se questa può servire. Nel nostro paese si parla tanto di riforme, ma a che cosa servono le riforme? Le riforme servono a rendere più efficienti i servizi ai cittadini. Punto. E oggi noi purtroppo dobbiamo raccontarvi una storia di una riforma che è partita forse con intenzioni positive, ma che poi è un esempio di una cosa che non va nel paese. Vedete, noi possiamo anche essere in questo momento i principali, diciamo, attori e eventualmente, diciamo, i diretti, diciamo, interlocutori per i cittadini che subiscono tragedie come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Però siamo qui a lavorare come province, come UPI nazionale, soprattutto per certificare il grido di allarme che arriva soprattutto dai sindaci. Io quella mattina del famoso giorno 18 ero proprio in prefettura, alle 10 di mattina, in quella circostanza ho chiesto l'intervento dell'esercito. L'ho chiesto in modo anche coraggioso e netto, così come a mezzogiorno ho deciso di chiedere l'aiuto al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e a tutta la catena successiva, Protezione Civile Nazionale, Regione, Prefettura e Vigili del Fuoco. Questo a testimoniare che il lavoro che noi potevamo fare in quella circostanza, con le difficoltà di una perturbazione complessa, multipla, perché eravamo in prefettura con le scosse di terremoto che facevano ballare anche tutte le istituzioni presenti, significava in quel momento che eravamo veramente sotto attacco. E quindi le province, a mio modo di vedere, il sistema della riforma, o tornano a essere funzionali con le risorse certe, e io faccio un appello al Presidente della Repubblica su questo, perché Mattarella non ci può lasciare soli dopo l'incontro di gennaio dell'anno scorso, dove lui stesso disse in Quirinale, e io me lo ricordo bene, lo disse anche a tutti e lo ribadì a me in un colloquio diretto con lui, che avrebbe fatto di tutto che le storture dettate dalla riforma delle province dovevano essere riorganizzate, perché non si può lasciare il 75% del paese Italia all'abbandono. Nel 2008 lo Stato non faceva nessun prelievo sulla provincia di Chieti e sulle altre province, nel 2016 ha fatto un prelievo di 14 milioni e 900 mila euro. Siamo diventati il bancomat del governo. Due dati importanti: manutenzione e viabilità, questo in condizioni normali. La spesa che faceva la provincia di Chieti era 1.590 euro a chilometro nel 2008, oggi possiamo farne 849. La letteratura tecnica dice che la manutenzione va da 4.000 a 6.000 euro il chilometro, ovvero noi spendiamo un sesto di quello che dovrebbe essere. Manutenzione edilizia scolastica. Nel 2008 7,6 euro a metri quadri, nel 2016 2,97 euro a metri quadri. Avevamo previsto molto, avevamo previsto tanto e l'avevamo detto. Non avevamo previsto tutto e non avevamo previsto che è stato smantellato un sistema e non è stato sostituito da un altro sistema. Perché vedete, non è soltanto una questione di province, ma noi in queste 2 settimane abbiamo imparato un sacco di cose e abbiamo imparato che non c'è più nulla, non è più l'Italia dei 100 campanili, non è che manca la provincia,
qui non ci sta più quello dell'Enel, non manca lo stradino, non c'è più il cantoniere, non c'è più quello dell'Enel che conosce dove sta la cabina, dove sta il traliccio, dove sta l'impianto, non c'è più la guardia forestale, non c'è nulla, non è più l'Italia dei 100 campanili, e a pagarne le conseguenze sono quelli che il Presidente diceva, cittadini di serie B. Non è possibile che nel 2017 questo evento sia accompagnato in provincia di Teramo dal distacco di 70.000 utenze. Voi non avete idea di cosa significa stare dentro una casa piena di neve, irraggiungibile, al buio e con tre scosse di terremoto. Questo è cambiato. Parole abbastanza dure quelle del presidente della provincia di Teramo di Sabatino, ma un po' di tutti i presidenti delle province, soprattutto in Abruzzo, finiti nell'occhio del ciclone a seguito degli eventi terremoto e Rigopiano, che hanno un po' sconvolto questo inizio di 2017. Proprio di Rigopiano andiamo a parlare adesso, con una notizia che riguarda le condizioni di Matrone, che è uno dei superstiti della tragedia, l'unico ad essere ancora ricoverato a Pescara. Continuano ad essere stazionarie, lo comunica la ASL 1, le sue condizioni. L'uomo, residente a Monterotondo, è ricoverato presso l'unità operativa di ortopedia dopo aver subito un intervento chirurgico ad un braccio. Non è stata ancora stabilita la data delle dimissioni, sono transitate presso l'obitorio del presidio ospedaliero di Pescara tutte le salme recuperate, al momento ne sono presenti 9. Andiamo avanti ancora con la cronaca, altra tragedia, quella dell'elicottero del 118 precipitato a Campo Felice, spostati nella Basilica di San Bernardino, dalla Basilica di San Bernardino nel centro storico dell'Aquila a quella quasi omonima di San Bernardino in Piazza d'Armi in periferia. I funerali previsti sabato alle 14 di 4 delle 6 vittime dello schianto sul Monte Cefalone martedì scorso dell'elicottero del 118, lo vedete nelle immagini, che si stava occupando del recupero di un ferito sui campi da sci, ferito che è morto nello schianto assieme ai 5 componenti dell'equipaggio. La motivazione comunicata dalla prefettura è da ricercare nella viabilità, data la massiccia presenza di cantieri per i lavori di ricostruzione post terremoto del 2009, infatti potrebbe essere complicato gestire l'afflusso delle auto presenti prevedibilmente per i funerali. E adesso torniamo a Pescara, allarme commercio. Dopo le settimane trascorse nell'emergenza maltempo, le banche comunicano il blocco totale dei flussi di denaro in entrate ed uscite. Il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, chiede la sospensione dei tributi per i commercianti. Vediamo. Impossibile fare una stima di quelli che sono stati i danni del maltempo e di quello che è successo in Abruzzo. Si cerca intanto però di guardare quella che è un'analisi di questo periodo, di queste due settimane, per quanto riguarda le attività commerciali, e di pensare a un piano anche per tutelare gli esercenti. Lei parla del commercio, sicuramente i saldi, la stagione dei saldi che si apriva il 5 di gennaio è stato, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così, un flop, perché in virtù di questa ondata incredibile di maltempo la gente è stata rintanata in casa, addirittura non è potuta uscire, come tutti sappiamo. Penso ad altre attività come quelle dell'agricoltura o quelle dell'allevamento, dove i danni sono ancora da contabilizzare e da stimare, perché è stata un'ondata incredibile, era aspettata, ma sinceramente non in queste proporzioni. È chiaro che vanno messe in campo delle misure molto drastiche, perché, come mi spiegavano i primari istituti bancari, i flussi in uscita e in entrata negli istituti di credito non ci sono, perché la gente non lavora, perché è impossibilitata a lavorare. Quindi, al di là dei danni alle infrastrutture, alle strade, alle case, alle industrie, c'è un danno proprio di mancanza di attività. Per cui penso a quelle aziende che hanno degli impegni, delle scadenze a fine mese,
che non avendo potuto operare, non avendo lavorato, non so quanti saranno in grado a mantenere i loro impegni. Per cui c'è qualcosa di più vasto, questa volta di più importante da prendere in esame, penso a una sospensione per qualche mese degli obblighi da parte del sistema delle aziende, perché non potendo lavorare, ribadisco, non potendo operare, di fatto si ferma un po' tutto il processo economico. Allora, qualche notizia di cronaca: aveva in casa armi e droga nella rete degli agenti della sezione antirapina della squadra mobile della questura di Pescara, impegnato in un'operazione straordinaria di controllo del territorio. È finito un 38enne pescarese, Ernesto Cetrullo, in un blitz nella sua abitazione. Gli agenti hanno sequestrato tra cucina e camera da letto oltre 2 kg di marijuana, 95 grammi di eroina suddivisi in dosi, 9 grammi di cocaina in un involucro unico. Inoltre una pistola revolver calibro 38 risultata rubata a Pescara nel 2010, un'altra pistola revolver scacciacani modificata per esplodere cartucce calibro 22, 37 cartucce calibro 38 e 4 calibro 22, oltre a un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e uno stiletto lungo 15. Sia sulla P38 risultata rubata che sulla pistola modificata, gli uomini della scientifica svolgeranno accertamenti balistici anche per verificare se le armi abbiano sparato in passato. Ernesto Cetrullo deve rispondere di porto abusivo di armi da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. È stato portato in carcere su disposizione del PM della Procura di Pescara, Gennaro Varone, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore. E ancora, un imprenditore edile 52enne di Ortona è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di ordigni da guerra e materiale esplodente. La vicenda scaturisce da un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila e condotta dai carabinieri del comando provinciale di Chieti, volta ad individuare quantità di sostanze esplodenti e di stupefacenti nell'area di Ortona. Ieri gli uomini dell'arma con unità cinofile hanno rinvenuto nei pressi dell'abitazione dell'uomo una bomba a mano residuo bellico di fabbricazione inglese perfettamente funzionante e 20 kg di materiale esplodente utile al confezionamento di ordigni. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando che hanno proceduto a far brillare la bomba a mano che, vista la pericolosità, non era trasportabile. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Chieti. E ora vediamo se è pronto il servizio che riguarda la riunione per il piano d'emergenza della diga di Campotosto. Mi dicono dalla regia che bisogna attendere ancora un attimo. E allora andiamo avanti con un'altra notizia, perché oggi è la giornata della memoria che riguarda la Shoah e c'è un messaggio del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Nel giugno scorso ho avuto occasione di visitare Gerusalemme il memoriale israeliano dell'Olocausto. Ricordo, dice D'Alfonso, di essermi soffermato a lungo nella sala della memoria davanti alla fiamma eterna che simboleggia il ricordo della tragedia. Questo scrive il presidente che aggiunge: la giornata della memoria che si celebra oggi e che fu istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto è un momento di fondamentale riflessione. Lo sterminio di un popolo è un crimine contro l'umanità e non deve mai più ripetersi. Affinché non si perpetuino altri eventi del genere, continua il presidente della regione, è necessario tenere vivo il ricordo di quanto accadde non solo nella Germania nazista ma anche in altre parti d'Europa, Italia compresa. Mai più genocidi e mai più persecuzioni. Ovviamente ci sono state celebrazioni anche nelle altre parti d'Abruzzo. A Teramo la prefettura ha consegnato delle onorificenze, il prefetto Gabriella Patrizzi
su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha consegnato le medaglie d'oro in memoria ai familiari di Flaviano Giosia di Bellante, deportato in Germania nell'8 settembre del 1943, e Gabriele Ruggeri di Atri. Sempre nella mattinata il signor Giovanni Anastasi di Sant'Egidio alla Vibrata è stato così insignito della medaglia d'onore partecipando alla cerimonia svoltasi al Palazzo del Quirinale. E adesso dovrebbe essere pronto il servizio che riguarda la riunione per i problemi alla diga di Campotosto. Il rapporto tra l'attuale funzionalità della diga di Campotosto, le norme vigenti, il documento di protezione civile della diga di Rio Fucino ed il documento di emergenza evacuazione sono stati punti focali dell'odierna riunione per la redazione del piano di emergenza della diga di Campotosto. Al tavolo di lavoro presieduto dal presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, e svoltosi questa mattina in regione a Pescara, il quarto in una settimana su questa specifica tematica, hanno partecipato tra gli altri il viceprefetto vicario dell'Aquila, Giuseppe Guetta, il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, il consigliere regionale Luciano Monticelli, il direttore generale della regione Cristina Gerardis e il direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Emidio Primavera. Abbiamo valutato la vigenza dei documenti, ha dichiarato D'Alfonso, e soprattutto la qualità delle informazioni allo Stato, anche alla luce del fatto che uno dei documenti di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture è datato 2000, sebbene con scadenza al 2018. Tuttavia, proseguito, siccome un invaso è un corpo vivo, abbiamo anche voluto verificare la puntualità delle informazioni contenute per attivare subito dopo il piano di emergenza che spetta come redazione a Regione e Prefettura dell'Aquila. Sono stati coinvolti tutti i comuni del bacino di riferimento per fare in modo che, in caso di evacuazione, che al momento è scongiurata, siamo in grado di compiere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Abbiamo anche verificato la quantità idrica dell'invaso di Campotosto e la quantità idrica che deve essere eliminata, aggiunto D'Alfonso, e secondo quale tempistica, in caso di necessità, debbano coordinarsi autorità di bacino, sindaci e autorità di sicurezza. Infine, ha concluso, abbiamo verificato la condizione di tutti gli altri invasi della regione per fare in modo che nessun evento ci colga impreparati. Peraltro, già fino a ottobre, dopo gli eventi tellurici di quel periodo, avevo chiesto personalmente al direttore delle dighe presso il Ministero delle Infrastrutture di verificare quale fosse stato il livello dei danni prodotti dalle sollecitazioni sismiche. Ed ora un'altra notizia invece che riguarda il lavoro. Con il nuovo avviso di garanzia giovani pubblicato dalla Regione Abruzzo, a partire dal prossimo primo di marzo saranno attivati ulteriori 1560 tirocini formativi, un'opportunità per i giovani abruzzesi under 30 iscritti a garanzia giovani che avranno la possibilità di maturare un'esperienza formativa on the job di tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi, ma anche per le imprese, dice la Confesercenti provinciale dell'Aquila, che potranno aderire al bando per ospitare un tirocinante con metà degli oneri a carico della regione. Al giovane NIT per ciascuna mensilità viene riconosciuta una indennità di 600 euro per il 50% a carico di garanzia giovani, per il restante 50% pagato dal soggetto ospitante. Sono esclusi da questo avviso tutti i giovani che hanno già usufruito della precedente misura. Possono attivare i tirocini anche le imprese che non hanno dipendenti. Confesercenti è sportello autorizzato, pertanto può fornire tutte le informazioni necessarie a giovani ed imprese. Ed ora passiamo allo sport, iniziamo dal calcio di Serie A. Sarà una formazione del Pescara tutta da decifrare quella che scenderà in campo domani sera a San Siro contro l'Inter. Fuori causa Gilardino, Brugman e Fornasier, oltre Muntari indisponibile per motivi burocratici. Si rivede Gyomber, che però non ha i 90 minuti nelle gambe. Baebek ha smaltito l'influenza, ma sul suo impiego si deciderà in extremis. Allora andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo nella rituale conferenza stampa pre-gara che si è svolta questa mattina a Pescara. Sentiamo. Ma non siamo retrocessi, assolutamente. Mancano 18 partite. E in 18 partite il calcio ci insegna che può succedere di tutto. Ovviamente è una situazione difficile, difficilissima, però
Noi lavoriamo per uscire si lavora per uscire dai momenti difficili, questo è inevitabile. Quando sei ferito fai di tutto per curarti, non certo vai a morire, e questo è quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo lavorare per cercare di curare le nostre ferite, che siano grandi, grandissime, però dobbiamo far di tutto per curarci. E quindi l'unica soluzione è quella di dare tutto ogni domenica, affrontare partita per partita, cercando di raccogliere il più possibile, poi si vedrà. Ma io ho un contratto di 3 anni, se io firmo un contratto di 3 anni, non è che lo firmo perché per avere 3 anni di contratto, non ho bisogno e non mi interessa. Se firmo un contratto di 3 anni è perché credo in un determinato progetto che c'è, non è che è un dramma se uno dice, non l'avevamo messo in conto. Poi noi abbiamo fatto certamente. Vabbè, ma abbiamo sbagliato. Quando le cose vanno così ci sono sempre degli errori che si fanno, e questo noi lo abbiamo sempre ammesso, l'ho ammesso io, l'ho ammesso la società e lo ammettono i giocatori, ci mancherebbe. Però non è che se si dovesse andare giù e scompare tutto, anzi quello sarebbe il brutto, se dovesse scomparire come fanno tante squadre. Invece io credo che questa sia una società che sapeva benissimo di andare su, voleva salvarsi, ha ancora la possibilità di farlo, ci mancherebbe, ma se dovesse andare giù è perché si sono commessi degli errori. Certamente ho fatto un errore di valutazione, ma rimango convinto che questa squadra non vale 9 punti, anzi non vale 6 punti, ma vale di più. Ha sbagliato una partita, io non penso che Bizzarri abbia sbagliato tutte queste partite quest'anno, soprattutto una squadra che comunque una piccola squadra di Serie A che lotta per salvarsi. Gli errori ci sono, poi i portieri delle piccole squadre sono più soggetti, ovviamente, sono più avvantaggiati perché possono fare tante parate, ma sono certamente più soggetti ad errori. E sul fronte Inter il tecnico Pioli medita di lasciare a riposo il diffidato Kondogbia, al suo posto Brozovic, in difesa Santon, al posto dello squalificato Ansaldi, in dubbio Murillo colpito da un attacco influenzale. Sentiamo il tecnico dell'Inter. C'è il rischio di sottovalutare un po' la gara col Pescara? No, credo proprio di no, anche perché siamo solamente concentrati su questa partita, sul nostro campionato, sulla nostra classifica, sulla nostra voglia di continuare la nostra striscia positiva. Io non lo dico solamente, ma lo penso anche, che la partita più importante per noi è la prima che arriva. Ripeto, perché abbiamo tanta voglia di continuare il nostro momento. Abbiamo avuto una lezione positiva di quello che ci aspetta sabato sera, nel senso che la partita di Palermo, dove tutti ci davano vittoriosi facilmente, non è stata così, e quindi sappiamo quello che andiamo incontro. Ci siamo concentrati solamente, focalizzati solamente sulla partita di sabato sera. Il campionato è molto importante, poi dopo, solamente dopo la partita di sabato, poi penseremo ad altro. Chi insegue sa che il proprio destino dipende molto da se stesso, ma che non può dipendere solamente esclusivamente da noi, e che dipende anche da quello che faranno quelli davanti. Poi è chiaro che se noi continueremo a vincere vuol dire comunque sicuramente accorciare un po' la classifica, però noi dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre situazioni, sulle nostre partite. Sappiamo che da qui al 28 maggio dobbiamo vincere più partite possibile per cercare di rimontare in classifica, e che poi vorremmo cercare di vincere più partite per cercare di far diventare determinanti gli scontri diretti che poi dopo ci vedranno contro Roma e Napoli giocare a San Siro. Lasciamo la Serie A e scendiamo in Lega Pro. Ci sono i presupposti per fare un girone di ritorno importante. Si presenta così il neocentrocampista del Teramo Pietro Baccolo, prelevato dal Catanzaro. Un po' ti piacciono le sfide complicate, vieni dal Catanzaro e non era una situazione facile di classifica, vieni a Teramo, trovi un'altra situazione complicata di graduatoria, con che stimoli vieni a Teramo?
Sì, beh, sicuramente a livello di classifica entrambe non sono messe bene. E anche a Catanzaro eravamo partiti per fare un altro campionato e quindi è ancora più difficile quando ti ritrovi in questa situazione. La stessa cosa è successa qui a Teramo, che sicuramente a inizio stagione non pensava di girare terzultimo. Però qui vedo tutti i presupposti per fare un giro di ritorno importante, vedo qualità, quindi sono fiducioso. Cosa oppure chi ti ha convinto ad accettare questa destinazione? Ma io sapevo insomma la solidità della società e conoscevo la qualità del gruppo. Manca ancora tantissimo, quindi parlare di situazioni difficili è giusto da una parte ma sbagliato dall'altra. C'è tutto il modo e il tempo per recuperare. Se questa squadra entrerà sul binario giusto, secondo me si toglierà ottima soddisfazione. Arrivi in un reparto in cui c'è davvero tanta concorrenza, perché peraltro insieme a te sono altri due gli innesti in mediana del Teramo. Che spazio pensa di potersi ritagliare Baccolo? Ma io è normale che quando vado in una società ci vado per giocare come chiunque, sarebbe assurdo se una persona non lo pensasse, ma tuttavia la concorrenza va solo bene a una squadra, perché vuol dire che giocherà il migliore, quello che è più in forma, quello che potrà essere più utile alla squadra. In tutte le esperienze che ho avuto io, dove c'è concorrenza c'è più qualità, c'è più durante l'allenamento, in partita, gioca chi sta meglio, quindi è solo un valore aggiunto. Parliamo un po' delle tue caratteristiche, qual è la migliore posizione per vedere Baccolo rendere al meglio? Ma io nasco come mezzala. Sicuramente, secondo la mia opinione, è il ruolo in cui mi esprimo meglio. Tuttavia, negli ultimi anni, ad esempio, negli ultimi due anni ho giocato play davanti alla difesa. Prima ho giocato mezza punta, quindi non c'è un ruolo che alla fine preferisco. Quello in cui la squadra si schiera o il ruolo che l'allenatore decide di utilizzarmi va benissimo. Abbiamo parlato di classifica deficitaria, domenica, neanche a farlo apposta, scontro delicatissimo contro il Modena. Eh sì, come hai detto tu, è una partita che vale 6 punti, perché è una squadra che è messa come noi e tra l'altro dopo il Modena ne arriveranno altre due che comunque saranno partite simili dal punto di vista della classifica. Ed è proprio per questo che a mio parere se metteremo in moto la macchina poi andremo via abbastanza spediti. Secondo te ce la farà il Teramo a salvarsi? Sì. Questa è l'intervista di Jacopo Forcella. Adesso lasciamo il calcio e ci occupiamo di ciclismo, perché nei giorni scorsi è stata presentata la squadra della GM Europa Ovini del patron Gabriele Marchesani. Tra i presenti alla cerimonia di presentazione della squadra anche lo showman Pino Insegno. Sentiamo Paolo Renzetti. Dopo un grande 2016 puntate ad un 2017 ancora più ricco di soddisfazioni. Migliorarsi non è mai semplice, però voi ci proverete ovviamente. Ma assolutamente sì, noi cercheremo appunto di riconfermarci a livello di vittorie per quello che abbiamo fatto tanto bene nel 2016, e sono state ben 4 vittorie, magari di farne qualcuno in più e magari di centrare qualche bella fuga in alcune gare importanti dove, ecco, ci permette appunto di crearci un bel po' di visibilità, che poi è la cosa più importante per noi come team e per gli sponsor. Mi aspetto molto da tutta la squadra, poi se dobbiamo fare dei nomi io faccio il nome di Lander, di Parinello, di Tizza, di Sante, di Pacchiardo, cioè comunque sono tanti atleti importanti, interessanti per noi, che possono veramente togliersi loro qualche soddisfazione e regalarcela a noi veramente qualche bella cosa molto importante. Sono tifoso. E adesso è tutto per il TG, grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo la prossima edizione del TG6 alle ore 19, vi auguro una buona giornata.